Siamo in un momento delicato perché bisogna garantire all'amministrazione straordinaria di essere in grado di cedere i propri asset, perché più lungo è questo periodo, più è difficile che l'amministrazione straordinaria continui a reggere e ad avere degli asset da cedere, e quindi è per questo che il governo sta rispettando, tra l'altro, tutti i tempi del decreto rilancio, anche nell'autonomia della conversione che il Parlamento vorrà fare con le modifiche che riterrà opportune, sta accelerando per arrivare alla costituzione della NewCo e quindi al trasferimento, con la discontinuità necessaria che sarà dovuta per garantire che non ci sia una retrocessione del debito dall'amministrazione straordinaria alla NewCo, perché è una cosa che ovviamente non possiamo accettare, che dobbiamo evitare in tutti i modi, una discontinuità che non significherà smembrare la compagnia, ovviamente, perché è uno di quei valori su cui il governo non ha nessuna intenzione di retrocedere.